Grazie Presidente. A parte non mi è chiaro quello che ha detto la consigliera De Tempesta, perché dice che con questa mozione chiedono anche la continuazione del tavolo di confronto con le ragazze dell'associazione Luce e Siesta, cosa che invece io non trovo scritta. Appunto, infatti io non. Ah, ecco, no, infatti non capivo, lo cercavo. Ok, va bene, perfetto. È molto che affrontiamo questo discorso e voi sapete benissimo come la penso. L'esperienza è un'ottima esperienza, è un'esperienza di molti anni e io vi ho sempre chiesto perché se l'esperienza era ottima e riconoscevate che era ottima, in tanti anni non l'avevate blindata in qualche modo. Vi lo ricordate che ve l'ho detta questa cosa? Io ho anche una mia idea, ma non ve la voglio dire perché non posso dirla qui. Non mi sembra la cosa più opportuna. Ovviamente quello che voi state chiedendo si sta già facendo. Forse voi non avete le notizie, così come poi vi illustreranno la sindaca e l'assessora, ma questa mozione, capisco l'urgenza perché almeno alza i riflettori su questa problematica. Però non dico che è superflua, però in realtà un po' lo è, perché queste cose le stiamo già facendo e lo vedete nei prossimi giorni. Noi questa mozione la bocceremo. Grazie.